l'aiuto del cuore il cielo sarà di tutti. Si colora con le sfumature della solidarietà la seconda edizione di Masserie sotto le stelle, la singolare notte bianca nelle masserie didattiche pugliesi organizzata dall'assessorato alle risorse agroalimentari in collaborazione con l'assessorato al Mediterraneo, cultura e turismo della regione Puglia. Un cuoricino segnalerà le masserie che proporranno percorsi enogastronomici e laboratori didattici accessibili, perché l'agricoltura ancor di più svolge il suo ruolo pedagogico anche verso le associazioni di volontariato, le persone diversamente abili, gli anziani e più piccini. Insomma, l'universo della solidarietà, l'agricoltura e il variegato mondo del turismo rurale in Puglia viaggiano accanto l'uno all'altro per la crescita del territorio. Strategia che tiene insieme una serie di obiettivi. Innanzitutto tiene l'obiettivo di consegnare all'imprenditore agricolo una possibilità in più di vivere l'agricoltura in una chiave di modernità. Multidisciplinarietà, complementarietà sono le parole che appassionano sempre di più l'azienda agricola moderna. Parallelamente ci consente però di avere una possibilità per poter tramandare alle nuove generazioni i tratti identitari di questa antica tradizione agricola, e parallelamente ancora ci consente di offrire all'offerta turistica pugliese un'opportunità in più per potersi qualificare e per potersi rendere meno imitabile rispetto ad uno scenario mondiale nel quale i prodotti turistici sono ormai molto standardizzati e trovano motivo di vittoria solo quando riescono ad avere linguaggi di autenticità, ad avere caratteristiche che non siano imitabili dagli altri. Torna sabato 23 giugno l'evento che vede coinvolte ben 66 masserie sparse su tutto il territorio pugliese, dal Gargano al Salento. Masserie sotto le stelle vuole essere un tuffo nella civiltà contadina, un'esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi, un'occasione per imparare attraverso i laboratori didattici nei luoghi simbolo della tradizione contadina pugliese. E questa è una delle dei primi risultati dei quali siamo molto orgogliosi, questo di aver conseguito l'obiettivo di far ritornare i giovani ad abbracciare l'agricoltura, di far ritornare i giovani a guardare all'agricoltura come ad una scelta di vita, ad una scelta sulla quale realizzare un disegno di affermazione professionale ma anche di affermazione sociale, così come sta accadendo. Masserie sotto le stelle coinvolge tutta la Puglia proponendo nuovi percorsi di visita che coniugano la fruizione dell'entroterra rurale e delle località costiere e dei centri storici. Un'occasione perfetta, insomma, per favorire la scoperta della Puglia in periodi lontani dalla cosiddetta alta stagione, in un'atmosfera accogliente, una tendenza sempre più apprezzata dal pubblico italiano ed internazionale. Le masserie didattiche sono un prodotto turistico che noi stiamo portando in giro per il mondo, nei mercati dove notiamo che diciamo un potenziale turistico per un flusso dedicato al turismo rurale piuttosto che enogastronomico fortemente in crescita in tutta Europa, e per cui questo viene fuori da un lavoro durato tutto l'anno insieme al circuito delle masserie didattiche, e Masserie sotto le stelle è pertanto uno spot.